20 anni non è per niente facile, soprattutto oggi. Io sono orgoglioso del fatto che siamo noi sei, ma sono orgoglioso anche di me stesso. Per la prima volta inizio a capirlo, cioè, ognuno sarà orgoglioso di essere rimasto qui, però mi rendo conto di quanto, guardando fuori, di quanto sia davvero difficile portare avanti qualcosa che non sai mai se attraverseranno veramente tante generazioni. Invece siamo già nell'apertura del trentennale, no? Siamo già stiamo entrando in quelli che sono il prossimo decennio. Devo dire che è un orgoglio incredibile, sono felice di non essermi mai guardato intorno, perché tante volte sentivo anche dai giornalisti, da mentre tutto scorre, che sento disco solista, disco solista, e poi a un certo punto questa domanda si è affievolita, quindi sono molto felice di essere con loro dall'inizio dei tempi e di aver vissuto 20 anni bellissimi, tra alti e bassi, ma insomma siamo qui, siete tutti qui e per noi è un bellissimo risultato il fatto che già che ci siate, che ci sia tutto questo affetto alla fine. Cioè, magari può essere critico, analitico, qualsiasi commento di un giornalista, della stampa, ma poi alla fine c'è qualcosa che ci lega ed è quella cosa che ci lega, è la musica, lega noi sei, lega voi. Sicuramente vi siamo entrati nelle vite. Cercheremo nel rispetto di questi luoghi di portare un po' questo concept che si basa sull'irruzione della nostra musica, come è stata 20 anni fa, nel mondo della musica italiana e anche internazionale, e cercheremo di rappresentarla un po' anche dal punto di vista visuale. E stiamo basando un po' tutto su questo concetto. Poi non so cosa riusciremo a Ma vedere, cosa credo si potrà vedremo qualcosa, sì. vedere, però ecco, ci teniamo molto a questo aspetto perché fa parte di noi. Noi alla fine siamo praticamente nati prima che sui dischi, sui palchi. E questa cosa penso che sia rimasta e sia evidente, insomma, a tutti i risultati, i concerti che abbiamo fatto nel corso di questi anni, nelle location più disparate. Io penso ormai di non ricordarle più tutte. Ecco, quindi il fatto che si aggiungano delle novità per noi è uno stimolo pazzesco. Abbiamo pensato bene di individuare un momento unico e irripetibile come sono questi 20 anni, cioè, ci abbiamo tenuto sin da subito a farlo a casa. Cioè, l'aeroporto in realtà nasce dall'esigenza di avere un posto diverso dagli stadi, un posto diverso dallo stadio di Lecce, dove sarebbe stato più facile farlo, perché Ferdinando è un pazzo, un visionario, abbiamo preso questo aeroporto e hanno praticamente adibito il Salento a par cioè parcheggio, a grande posto da festival, al centro proprio tra Brindisi e Leuca, quindi a 2 chilometri dalle nostre case, da me, la casa mia, di Andrea, è proprio il centro nevralgico dei ricordi, della nostra memoria. Quando eravamo bambini andavamo a vedere l'aereo volare da lì con i nostri nonni, quindi c'è veramente un forte impatto emotivo per noi. Però oltre a questo l'abbiamo scelto perché è un posto più grande dello stadio, quindi abbiamo la possibilità di contenere più persone ed è anche veramente simbolicamente apro le ali e volo, un po' da dove abbiamo spiccato il volo, ma si è mai fatto, è la nostra campo volo. Ora con le intergalattiche distanze dai nostri colleghi Luciano Ligabue e Vasco Rossi, però hanno fatto una cosa che per la loro terra era fortissima, no? Cioè, riportare poi un faro incredibile laddove tutto nasce. L'hanno fatto loro, lo facciamo noi nel nostro piccolo, con grande orgoglio. Sono felice che questi sei pazzi, partiti dal Salento e sempre rimasti in qualche modo nel Salento, tornino con Beckham a fare festa con tutti gli amici. Si pensa sempre alla celebrazione come qualcosa di statico, no? In realtà, con Filippo e con i Negramaro, mentre ragioniamo su questo, stiamo già lavorando a tutto quello che sarà un attimo dopo. È musica, e la musica è vita, non è marketing o chissà quale altra considerazione. Lo dico perché le generazioni nuove sono molto preparate sul marketing a 16 anni. Ecco, io, a parte, sono preparate pure musicalmente, però quella cosa lì non ce l'avevamo. Cioè, avevamo soltanto la voglia di suonare, mo, parlando di nostalgie, no? Ma anche di punti di ripartenza. Noi partiamo sempre da quella cosa lì, emozionarci prima, noi sei, cioè il primo pubblico in Negramaro siamo noi sei, cioè ogni volta che porto una canzone il primo pubblico proprio critico al massimo è la band, e quindi questa cosa ci porta sempre ad avere un occhio di riguardo solo e esclusivamente a quell'emozione lì, che sembra, devo dire, anche dall'ultimo Sanremo, mi piace che sia tornata questa voglia di essere prepotenti con le canzoni e con la nostra italianità. Vedi Marco Mengoni, vedi Alberto Tananai, cioè
c'è una. Ma tutti hanno recuperato il senso forte della canzone italiana. E questa è una cosa che riconoscerò alle nuove generazioni sempre, perché mi hanno. Ogni tanto vado al parco con mia figlia e vedo ballare sul rap alcuni ragazzini o giocare a basket dei 14 anni. Non hanno come me Public Enemy, Run DMC, perché era figo ascoltare loro e basta, perché musica italiana non la potevi ascoltare, che era un po' strano, faceva poco cool. Oggi a 14 anni ascoltano musica italiana, rap, trap, quello che sia, ma lo ascoltano con un grande orgoglio e questo è un grande lavoro che abbiamo fatto anche noi, ecco, come band. Cioè, se nel 2005, mentre tutto scorre, passava alle 2 meno 5 di notte con la signora Caselli che sbraitava perché c'era un problema tecnico, ci hanno fatto rifare alle 2:10 di notte. E dopo 20 anni invece vince una band che ha tra l'altro nel brano uno stilema come Mentre tutto scorre, guardavamo a Foxy Lady di Hendrix e Måneskin, hanno guardato a quello stesso stilema musicale, ma passano le 9:30 di sera e vincono Sanremo. Per noi è una grande gioia, ma anche un lavoro che abbiamo fatto noi, Marlene, Subsonica, tutti quelli che hanno portato il pop del 2004 italiano a essere il nostro rock, è diventato il pop per 20 anni. Quindi siamo felici di essere state le basi per un faro luminoso sulle nuove generazioni che si meritano, come ce la saremmo meritato tutti noi anche 20 anni fa, sempre la nuova generazione si merita un faro che sia alle 9:15 in prima serata. Quindi siamo felici, insomma, che sia successo, godiamo di quel successo dei ragazzi, delle nuove generazioni ogni volta sempre di più. Cioè proprio che bello, ci siamo in quella cosa lì.